Parliamo di immigrazione, lei ha fatto anche un po' il punto nei giorni scorsi sul modello toscano e ha parlato anche di un database di cosa esattamente, dei comuni che dovranno aiutare a far funzionare questo modello toscano di accoglienza diffusa. No, l'occasione è stata quella di un convegno a Arezzo, bisogna ora restringere le fila e ripartire. La prima cosa da fare è, noi abbiamo adesso 6.500 richiedenti asilo nelle strutture toscane, e bisogna porci il tema, diciamo, di che tipo di attività di inserimento si può far fare a queste persone, perché non possono stare in strutture di prima accoglienza per troppo tempo a fare attività che peraltro sono belle e utili come quelle dei lavori volontari, ma bisogna pensare anche a qualcos'altro. Questo qualcos'altro lo fai meglio se sai la storia, la provenienza, le capacità, le possibilità professionali, le aspirazioni che queste persone hanno, cosa che in questo momento non sappiamo e che appunto abbiamo deciso come si fa nel percorso SPRAR, che è il percorso, diciamo, più di integrazione, di richiedere e di avere continuamente aggiornato attraverso un software che stiamo predisponendo a questo scopo e ci sarà utile poi per individuare quali attività nella formazione professionale, nel lavoro, io credo intelligentemente anche in nuovi lavori, in nuove attività che non confliggano poi con l'attuale carenza che c'è complessivamente di lavoro.